Benvenuti nella quarta lezione di PHP. Quest'oggi andremo a vedere le condizioni e gli operatori logici. Per prima cosa mi sono già creato un file PHP dove ho inizializzato 5 variabili con dei valori. Nelle prime 3 ho inserito un valore numerico, nelle ultime 2 ho inserito un valore stringa. Iniziamo a vedere che cosa sono gli operatori logici. Diciamo che ci permettono di confrontare due valori contenuti all'interno, ad esempio, di due variabili. In questo caso, se io volessi chiedere al PHP quale valore tra valore 1 e valore 2 è maggiore dell'altro, potrei fare in questo modo. Se valore 1 è maggiore di valore 2, fai un qualcosa. Ovviamente questa qui non è la sintassi definitiva, serve soltanto al momento per farci capire come si scrive un paragone tra due valori. Ovviamente io adesso sto facendo degli esempi utilizzando delle variabili, io qui avrei potuto semplicemente usare anche direttamente il valore 10 e qui il valore 5. Tranquillamente, avrebbe funzionato lo stesso il codice. Per comodità utilizziamo delle variabili. In questo caso quindi stiamo chiedendo se il valore 1 è maggiore del valore 2, quindi se avrò un esito, una risposta positiva, il programma farà un qualcosa che seguirà. Questo qualcosa che andrà ad eseguire sarà contenuto all'interno di parentesi graffe, in questo modo. Quindi se il valore 1 è maggiore di valore 2, fai un qualcosa. Benissimo. Se ad esempio volevamo porre il valore, volevamo vedere come riscontro se il valore 1 fosse stato inferiore al valore 2, avremmo potuto scrivere in questo modo. Ad esempio, il valore 1 è inferiore al valore 2? In questo modo abbiamo già visto due operatori logici, che appunto sono questi simboli che vengono messi all'interno di una condizione che ci permettono, e non solo per, vedremo anche gli altri, che ci permettono di determinare un qualcosa tra un valore ed un altro. Allora, vediamo un attimino una carrellata rapidamente. Allora, per vedere se un valore è maggiore di un altro, appunto si usa questo simbolo. Minore abbiamo questo. Maggiore o uguale, quindi se il valore 1 fosse stato maggiore o uguale al valore 2, avremmo potuto usare questo qui, maggiore o uguale. Oppure inferiore o uguale. E ancora, se i due valori, avessi voluto sapere se i due valori fossero stati uguali, era sufficiente mettere un doppio simbolo di uguale in questo modo. L'importante è che siano attaccati. Oppure diversi, valore 1 diverso dal valore 2. Abbiamo potuto usare quest'altro simbolo. Gli operatori logici vengono solitamente utilizzati all'interno di dei cicli, di if, dove ci sono comunque delle condizioni. Un operatore logico però anche, ad esempio, è questo qui, semplicemente il valore uguale, è un valore, un operatore logico di assegnazione, che possiamo vedere come lo abbiamo utilizzato all'interno dell'assegnazione delle variabili. Ad esempio, valore 1 è uguale a 10. In questo caso abbiamo assegnato il valore 10 al valore 1 facendo uso dell'operatore logico uguale. Oppure potremmo ancora, ad esempio, nel caso vogliamo mettere l'incremento di una variabile di una unità, ad esempio possiamo mettere più, oppure meno, se lo vogliamo decrementare di un'unità. Come fare in questo modo? È molto semplice. Un esempio che posso farvi è questo qui, valore 1 più, punto e virgola. A questo punto sto dicendo al PHP che il valore contenuto all'interno della variabile 1 deve essere incrementato di un'unità, quindi avremmo 11. Non c'è bisogno dell'uguale in questo caso, perché automaticamente viene modificato il valore contenuto all'interno della variabile. Allo stesso identico modo avremmo potuto utilizzare un altro tipo di operatore logico, che è più uguale, oppure meno uguale. In questo caso, scrivendo qui valore 1 più uguale ad 1, avremmo comunque richiesto di incrementare la nostra variabile di una unità.
Quindi vediamo adesso come andarli ad utilizzare. Valore 1 è maggiore di valore 2? In questo caso stiamo vedendo le condizioni, quindi il se, if. Quindi se il valore 1 è maggiore del valore 2, che cosa deve fare? Facciamo che scrive a schermo si è maggiore. Proviamo a lanciarlo all'interno del browser. Ok, al di là adesso del carattere che non viene letto. Ok, si è maggiore. Quindi PHP ha fatto un riscontro, effettivamente ci ha detto che il valore 1 è maggiore del valore 2. Oppure facciamo un altro esempio. Se il valore 1 è diverso dal valore 2, qualora fosse vero, facciamo scrivere sì è diverso. Rilanciamo nuovamente il browser. Ecco qui, potete vedere come viene effettuato il confronto tra due valori. Mettiamo caso però che a noi non ci basta vedere semplicemente quando il valore 1 è diverso dal valore 2 e appunto che ci viene mostrato sia diverso, ma vorremmo anche che ci venga scritto no, è uguale, ad esempio nel caso fosse questa condizione falsa. Quindi possiamo aggiungere l'else che viene tradotto come altrimenti. Quindi se valore 1 è diverso da valore 2, fai questo, altrimenti fai quest'altro. In questo caso scriviamo echo no è uguale. Se noi lo lanciamo adesso, al di là del carattere che verrà comunque mostrato male, perfetto, sì è diverso, però se io vado a modificare il valore 2, a questo punto la nostra condizione sarà falsa, perché il valore 1 sarà uguale al valore 2, quindi non sarà più diverso. E quindi si verificherà la seconda parte, quella dopo l'else. Quindi verrà mostrata a schermo, no, è uguale. Facciamo così in modo che non viene mostrato il carattere strano. Perfetto, no, è uguale, ecco qui. Quindi abbiamo verificato già come poter creare una condizione. Quindi se il valore 1 è diverso dal valore 2, scriverà sì è diverso. Altrimenti no è uguale. Stessa cosa la potremmo fare con tutti gli altri operatori, quindi maggiori di, diverso di e così via. Per invertire tutto ciò che è contenuto all'interno della nostra condizione senza andare a modificare l'operatore logico, basta aggiungere davanti un altro operatore logico che appunto significa, potrebbe essere interpretato come se il contrario. Quindi se valore 1 è diverso da valore 2, lui adesso fa un controllo in realtà se è uguale. Quindi basta mettere davanti questo punto esclamativo per invertire il calcolo che viene effettuato all'interno dell'if. Infatti a questo punto ci viene scritto sì è diverso, nonostante i due valori sono gli stessi. Molto bene, andiamo a togliere un attimino questo punto esclamativo, andiamo a vedere l'ultima parte di oggi. Quindi, se valore è uguale a 1, fai questo. Aggiungiamo un else if. Ora vi spiego brevemente cosa si intende per else if. In questo caso stiamo dicendo, se valore 1 è diverso da valore 2, scrivi sì è diverso. Altrimenti, se, quindi qui dovremmo andare ad aggiungere nuovamente un'altra condizione, valore 1 è uguale, quindi se è uguale, in questo caso abbiamo 10, quindi se è uguale a 10, scrivi sì è 10. Altrimenti, infine, scriviamo no è uguale. Quindi cosa abbiamo aggiunto praticamente? All'interno di una stessa condizione abbiamo aggiunto altre condizioni, quindi altri controlli. Quindi
Quindi se il valore 1 è diverso dal valore 2, ci scriverà sì, è diverso. Altrimenti, se valore 1 è uguale a 10, scriverà sì, è 10. Altrimenti, se non è nemmeno uguale a 10, però è uguale al valore 2, scriverà no, è uguale. Andiamo a salvare. A questo punto dovrebbe verificarsi il secondo caso, perché il valore 1 effettivamente è 10. Quindi la prima condizione non è verificata, la seconda sì. Quindi dovrebbe essere sì, è 10. Ops, qualcosa di sbagliato? Ops, no, giustamente la prima è verificata, quindi in questo caso è errato lasciarli in questo modo. Vediamo un attimino. Ok, quindi se è uguale, avrei dovuto invertire un attimino. Allora, facciamo così. Perfetto. Se è diverso, no, non è diverso in questo caso perché ho tutti e due i valori uguali. Quindi la prima non è verificata. La seconda, se il valore è uguale a 10 ed è vera, è verificata e quindi apparirà scritto sì, è 10. La terza in questo caso non verrà mai, mai controllata perché comunque trovando veritiera la seconda condizione, la terza viene automaticamente saltata, cioè non viene proprio gestita. Quindi torniamo un'altra volta al browser, rilancio nuovamente. Sì, è 10. Benissimo, oggi abbiamo visto cosa sono gli operatori logici, come vengono utilizzati. Abbiamo visto anche la condizione if, else if e semplicemente la condizione if ed else. Nella prossima video lezione andremo a vedere i cicli, quindi inizieremo con ciclo while, do while e tutti gli altri, quindi anche for e vedremo anche altre condizioni, tra cui lo switch. Per oggi è tutto, vi ringrazio, vi ricordo che potete trovare tutti i nostri videocorsi anche all'interno del nostro sito web www.videlab.it. Ciao a tutti da Marco.